Passano le settimane e l'ottimismo sentato da due anni a questa parte sembra lasciare spazio a preoccupazioni e a rischio concreto che Capodorlando possa perdere un investimento da 50 milioni di euro intorno al quale ruota il suo stesso futuro, oltre alla credibilità della classe politica regionale e locale che ha messo la propria faccia sul progetto. Il porto turistico di Contrada Bagnoli, emblema principe dell'incompiuto del territorio, iniziato 40 anni fa, è ancora avvolto nella nebbia che adesso viene resa ancora più spessa dal silenzio che pare calato da quando si attende un pronunciamento dall'Unione Europea circa l'ultima Tranche di finanziamento circa 12 milioni di euro, che avrebbe dovuto portare all'ultimazione dell'opera. Prima dell'estate, complici anche gli annunci di alcuni esponenti politici nazionali che vivono nel territorio, si era parlato di settembre come mese decisivo per conoscere le decisioni da Bruxelles. Ma adesso, dopo un'ulteriore richiesta di chiarimenti, i tempi si dilatano ulteriormente e non si saprà se e quando il finanziamento sarà utilizzabile. La questione è quella dei cosiddetti aiuti di Stato, ovvero 12 milioni concessi per la realizzazione di un'opera che prevede la compartecipazione di privati. Questo potrebbe violare le regole europee sulla concorrenza e quindi bisognerà aspettare che la Commissione si pronunci. Al contempo, però, l'ultimo stanziamento, quello in bilico, copre una seconda tranche di interventi aggiunti al progetto originario, per il quale il Comune aveva a disposizione un altro finanziamento europeo di 7 milioni e mezzo, che deve essere speso nel giro di poco più di un anno, pena la restituzione. Le altre quote sono a carico dell'azienda che si è aggiudicata il Project Financing, che vede come principale attore l'Orlandina Eurovega. Per loro il trascorrere delle settimane significa un aumento dei costi preventivati, oltre ad un rischio di impresa che si incastra sempre più nel momento economico complesso in cui la nautica portuale non gode di buona salute. Per questo, nelle ultime settimane, l'amministrazione comunale pare intenzionata a chiamare la ditta proprio per predisporre un avvio di lavori almeno sul primo progetto, quello relativo all'ultimazione del bacino senza opera a terra. Ulteriori ritardi potrebbero affondare definitivamente l'opera e le attese di rilancio economico del territorio.